Alleluia, Spirito Santo. Dice che lo Spirito Santo non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. E poi dice Gesù che quando scenderà lo Spirito Santo, egli glorificherà il mio nome. Lode Gesù Cristo. Vedi, c'è il canto, quello dell'anima, quello dello spirito, che non è una gara canora, è l'anima nostra che adora il Signore, che canta il Signore. E i salmi sono dei canti, sono dei canti, delle poesie d'adorazione al Signore. Il salmista, Re Davide, quasi tutti li ha scritti a lui, era uno che amava il Signore con tutto il suo cuore e scriveva al Signore. Alleluia. Gesù è in mezzo a noi, dice: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Quindi lo possiamo cercare, possiamo entrare in comunione. Come? Certamente non con la nostra natura umana, quella della sapienza umana, dell'intelligenza, ma l'anima nostra attraverso il suo spirito può avere comunione con Lui, riconoscendo l'opera della croce. Ecco, cioè questa sera noi riconosciamo che Gesù, perché Egli è la porta, Gesù è la porta, Egli ci fa entrare e poi ci mette in comunione con il suo spirito. Egli è morto sulla croce per noi e ancora di più è risorto. Egli è la porta, Egli è la via d'entrata. Ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gesù vuole guarire. La sua presenza, il suo spirito qua, che cosa vuole fare? Vuole guarire, vuole liberare, vuole riempire con i suoi doni. E la prima cosa che Gesù disse quando incontrò i suoi, disse questa parola: pace a voi. Io mi ricordo, questa è la mia testimonianza, no? La prima volta che andai in comunità, che andai perché Antonio mi parlò, io pensavo che curavano i drogati. Antonio, il mio pensiero era, e appena entrai sembrava che di entrare in qualcosa di particolare, dove non sembrava il mondo di fuori, sembrava che di essere in un altro mondo. Ho detto io: ma sono io che non sto bene? O sono questi che hanno qualcosa di particolare? Poi iniziai a sentire queste preghiere, sentire questa pace, questo volto dei fratelli disteso, sorridente. A un certo punto ho detto: Signore, ma pure io ero teso, preoccupato, pensieroso, perché il mondo ti produce pensieri, ti produce ansia, sollecitudine, paure. E devo dire che il Signore ha risposto subito: ho ricevuto pace. Certo, non è che è una pace, va sempre difesa, no? Che c'è sempre qualcosa che vuole rompere questa. Però questa sera Gesù è qua e vuole dare pace, vuole dare gioia. Quella gioia, quell'allegrezza che non è perché per qualche motivo particolare, ma perché è il dono di Dio.
il regalo di Gesù che egli ha per noi. Lode Gesù Cristo. Gesù insegnava ai discepoli, cercava di spiegare loro le cose del cielo. Ed egli aveva portato il regno di Dio sulla terra, perché disse in un passo, più di un passo: se io caccio questi demoni, vuol dire che è giunto a voi il regno di Dio. E il regno di Dio è qualcosa di invisibile, non lo possiamo vedere, è nello spirito, si estende attraverso la fede. E quindi la linea di confine è in noi e in mezzo a noi. È in noi se c'è, se uno crede. E la fede, che è anche un dono, dice che è un dono di Dio, non è qualcosa che si trova dentro l'uomo, è un dono di Dio. Se tu lo desideri, puoi crescere nella fede, puoi ricevere la fede, basta chiedere. Dice: Signore, dammi fede. Giusto. Marco capitolo 10, versetto 13. Gesù, per spiegare il regno di Dio ai discepoli, prese dei piccoli fanciulli. Per dire che il regno di Dio non si può comprendere con la natura dell'uomo, con la natura matura dell'uomo, no? Le capacità, l'intuito, l'intelligenza. Egli si era scelto questi discepoli che poi diventarono apostoli, e lui spiegava loro come funzionavano le cose. E spiegava a queste persone adulte che dovevano diventare, quanta malizia, perché poi lo spiega questo, quanta malizia bambini, quanta sapienza, poi spiega come uomini fatti. Però, e cercando di spiegare, prese dei fanciulli che erano in mezzo alla folla che lo seguiva. Ora gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che gliele presentavano. Vedi, i discepoli ancora ragionavano sotto l'aspetto umano, e il Signore approfitta per spiegare loro che cos'è il regno di Dio e come ci si può entrare e come si può vivere su questa terra. Perché il regno di Dio è su questa terra, ed egli l'ha portato affinché coloro che credono lo possano vivere. Io, prima di venire in chiesa, mentre pregavo, leggevo, ho visto un filmato dei fratelli nostri svedesi, Svezia e Danimarca, che volevano imitare Gesù, e
poi ve li faccio vedere, sono dei filmati. Questi guarivano le persone guarivano, imponevano le mani. Certo, là c'è una cultura diversa, c'è più libertà anche nel campo religioso, dove erano fuori dai supermercati, centri commerciali. Questi camminavano e se c'erano bisogni, pregavano per le anime, predicavano il Signore, imponevano le mani e le persone guarivano. Una cosa incredibile. Come ai tempi di Gesù. Ma ancora ora non è cambiato. È che noi dobbiamo avere fede e avere un cuore come questi piccoli fanciulli, affinché possa passare attraverso di noi, il suo spirito possa vivere attraverso di noi. Ma se noi poi ci mettiamo maschere, vestiti, controvestiti, cappotti, non passa. Passa l'umanità. L'umanità poi non libera, non guarisce. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i piccoli fanciulli possano venire a me, non glielo vietate, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Vedi, non è che dobbiamo tornare bambini, dobbiamo iniziare a vivere come figli di Dio, no? E vivere Cristo, essere discepoli di Cristo, significa imitare il Maestro, Gesù, imitare Gesù. Ed egli, attraverso l'opera della croce, ha fatto sì che il suo spirito, è sceso lo Spirito Santo, in Atti capitolo 2, è sceso lo Spirito Santo, e la trasformazione, il potere di Dio è sceso. La cristianità è cambiata dalla discesa dello Spirito Santo. E quindi che cosa avviene? Gesù è la porta. Attraverso di Lui noi entriamo nel regno. E poi dobbiamo vivere la comunione con il suo Spirito. E per vivere la comunione con il suo Spirito, Lui lo spiega in maniera semplice, perché non ci vuole una grande scienza, ci vuole un cuore che crede. Non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà, punto, in esso. Cioè, significa, Gesù è la porta. Accettando Gesù noi entriamo. Poi dobbiamo modificare il nostro stile di vita. Allora, qual era la predicazione di Pietro in Atti, dopo la discesa dello Spirito Santo? Capitolo 2 di Atti, versetto 37. Dopo il giorno della Pentecoste, dopo la Pentecoste, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro predica. E dopo una predicazione che è descritta parola per parola, dal versetto 14 al versetto 36,
dove spiega e dice che dobbiamo giungere al ravvedimento. Dice ravvedetevi. Lo dice qua poi alla fine, quando fa il sunto, versetto 37. Ora essi, udite queste cose, furono compunte nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Stiamo parlando di 2000 anni fa. L'apostolo Pietro diceva: salvatevi da questa perversa generazione, 2000 anni fa. Mi immagino Pietro oggi. Cosa direbbe? Direbbe le stesse cose, perché i tempi non è che sono migliorati. Per certi versi sono peggiorati. Alleluia. Ravvedetevi. Cioè, Dio ci chiama a un ravvedimento, a un pentimento. Perché abbiamo peccato contro di Lui, abbiamo commesso peccato. E questo ravvedimento, pentimento davanti a Dio, attraverso questo noi possiamo accedere poi allo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. Vedete, la cristianità, molti cristiani non vivono il potere di Dio perché non hanno comunione con il suo Spirito, perché ancora si rivestono con i vecchi vestiti e non si prosegue nella comunione con il suo Spirito. Dice: ravvedetevi, pentitevi e ravvedetevi. Cioè, dobbiamo entrare con coscienza davanti a Dio, riconoscendo che abbiamo sbagliato. Non come Giuda. Giuda si pentì, ma non si ravvide. E lui non ci fu un vero ravvedimento. Cioè, lui il senso di colpa lo portò al suicidio, perché capì che aveva commesso qualcosa di grave. Aveva mandato un giusto a morire, aveva mandato Gesù, di cui lui era un discepolo, ma non c'era il ravvedimento. Si era pentito, dice: ho sbagliato. Ma poi bisogna entrare nel ravvedimento, cioè nel cambiare modo di vivere, nel fare marcia inversa. Lode Gesù Cristo. E dice: ma noi ci siamo battezzati, ok, ma se poi ritorniamo a rivestirci, non c'è il potere di Dio, non viviamo il potere di Dio. Dio ha dato il suo potere e lo ha dato a tutti coloro che lo desiderano. Se tu lo desideri, il potere di Dio, il suo Spirito è per te. Egli è venuto per stare in comunione con me, con te, con ognuno di noi. Cioè, il suo desiderio è di vivere con noi, dentro di noi, nel nostro cuore. Lode Gesù Cristo.
Io mi immagino Pietro. Dice che a questa predicazione si convertirono 3.000 persone. Ravvedetevi. Giovanni Battista, la sua predicazione era così. Lui era un tipo tosto, duro. Gridava, dice che gridava, una voce che grida nel deserto. Cioè tu immagina uno che grida fuori, no? Avete presente quelli che bandiavano una volta? Giovanni Battista gridava: ravvedetevi, razza di vipere! Proprio da prendere i brividi. E c'erano quelli che non la tenevano, no? Erode reagì contro questo modo di... Perché poi Giovanni Battista gliele diceva: dice, tu ti tieni la figlia di tua moglie. Lode Gesù Cristo. Ma Giovanni diceva, deve venire un altro, uno che è più grande di me, a cui io non sono degno neanche, dice, di sciogliere i lacci dei calzari. Dice, quello vi battezza, io vi battezzo in acqua, ma questo vi battezzerà con il suo spirito, cioè vi darà il sigillo che viene dall'alto. Lode Gesù Cristo. E Gesù, iniziando il ministero, iniziò a chiamare discepoli, a insegnare loro il regno di Dio. Il regno di Dio c'è, ancora oggi c'è, non è cambiato nulla. Noi lo possiamo vivere, il regno di Dio è per noi e lo viviamo nello spirito. L'anima nostra lo può testimoniare, ma anche il nostro corpo lo può testimoniare. Io so che qua tutti avete ricevuto qualche guarigione, qualche liberazione. Ma per esempio qualcuna degli ultimi giorni, no? Una fresca. C'è qualcosa, Robby? Te la senti di venire? Vieni, dai. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi ed è all'opera. Quando noi crediamo, il suo potere soprannaturale interviene dentro di noi e cambia gli eventi naturali. Io spiegavo, non mi ricordo a chi, che per esempio, no? La nostra vita è come una parabola. L'incontro con Gesù, magari se la nostra parabola è, che ne so, da qua a qua, lui l'allunga. Ezechia, re Ezechia, dice che era stato toccato da una malattia che doveva morire. Ricordate? Dice che egli pregò il Signore. Pregò intensamente il Signore che ricevette risposta e dice: io ti allungherò la vita di altri 15 anni. Ricordate? Vedi, la comunione con il suo spirito cambia il corso delle cose, della nostra vita. Lui può trasformare la nostra vita, la trasforma veramente, come l'apostolo Paolo, no? Simone e Andrea. Noi, dalla storia che ci racconta la Bibbia, noi vediamo un Simone che era un tipo, come dire, orgoglioso. Dice che addirittura con la spada tagliò l'orecchia a Malco quando andarono ad arrestare Gesù e il Signore lo rimproverò. E poi, prima di andare via, il Signore gli disse: quando sarai convertito, converti i miei fratelli. Lode Gesù Cristo. Poi alla fine è Pietro. Pietro ormai è cambiato, non è più Simone, non è più neanche Simon Pietro, è Pietro, la nuova natura.
nato di nuovo. Lode Gesù Cristo. E questo è in serbo per ognuno di noi. Dio ha acquistato sulla croce una nuova vita per ognuno di noi, nello spirito, che si trasmette nell'anima e nel corpo. Non cambia la tua identità al comune qua a Reggio, in Italia, ma cambia il tuo spirito e l'anima tua viene influenzata, anche la tua vita viene influenzata. E questo lo può fare solo il Signore, non è possibile agli uomini. Un uomo non può cambiare un altro uomo. Io per esempio, no, con i miei figli, quando cerco da padre, no, lo vedo Gabriella da madre, non puoi togliere e mettere quello che vuoi, puoi solo pregare lo Spirito Santo, il Signore, che possa intervenire, o no? Possiamo noi cambiare un altro uomo? Cioè, io penso che ogni padre o madre cambierebbe i propri figli, no, per farli oggi nella natura, come dire, ci stiamo arrivando, l'uomo che vuole i figli senza difetti, senza col DNA tutto scelto, senza malattie. Ma chi può veramente cambiare un uomo è il Signore, è il suo spirito. E il suo spirito è in mezzo a noi. Questa sera è qua, tu glielo puoi chiedere, Spirito Santo. Diglielo, Spirito Santo, dimora con me, nel nome di Gesù Cristo. Chiedete e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. Ma ci vuole pentimento prima, ravvedimento, cioè riconosci, io ho riconosciuto che ho sbagliato e poi non torna a fare la stessa cosa, no? Dice, chi rubi non rubi più, chi dice menzogne non le dica più, giusto? In sintesi, che cos'è il ravvedimento? È un cambio totale, cioè un volere sterzare a 180 gradi la propria vita. E chi è che interviene a sostenerci in questo? Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. Robby, allora, che ti è successo? Allora, proprio fresca, imminente. Da stamattina ho un dolore di testa fortissimo, proprio forte, completamente, che mi circuiva anche gli occhi. Sono entrata e ho preso una boccata d'aria, ho detto, Signore, liberami, guariscimi. Appena abbiamo iniziato con i cantici, l'adorazione, proprio ho aperto il cuore al Signore, all'adorazione, ha iniziato a predicare, proprio neanche dopo 5 minuti il mal di testa è svanito. Ringrazio il Signore per questo. Gloria a Gesù Cristo, grazie a Dio. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gesù è qua. Chiedi al Signore di intervenire nella tua vita. Qualsiasi è il tuo problema, Egli lo può fare. Lode Gesù Cristo. E in Atti stavamo leggendo l'Apostolo Pietro che inizia a predicare e inizia a dire, siccome era sceso lo Spirito Santo, c'era qualcuno che stava criticando, dicendo la sua, dice, ma sono ripieni di vin dolce, sono ubriachi, ma che è successo? E lui inizia così, dice, costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, erano le 9 del mattino. Ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. E avverrà che negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò il mio spirito. Profeteranno, farò prodigi nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuta. Poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades. Vedi, il Signore non vuole che l'anima nostra stia nell'inferno, né su questa terra, né dopo. Perché il regno di Dio è per viverlo oggi. Egli ci dà la salvezza eterna, ma vuole farci vivere anche ora il regno di Dio. Non vuole che l'anima nostra stia nell'Ades. Vedi, nel tormento, nell'afflizione, nell'oppressione. Egli è venuto per dare libertà, per dare vita, anche ora, ora. E quando uno assapora la morte, anche se è vivente, ma la morte è dentro, sa di che cosa sto parlando. Gesù è venuto per dare la vita. Lode Gesù Cristo. Questa è, vedete che predicazione, che cosa ha predicato l'Apostolo Pietro, questo. Gesù, ha parlato di Gesù, perché Gesù è la porta della salvezza è Gesù, poi Egli ci collega al suo Spirito. Vedi, questo è il nuovo patto, il nuovo testamento, il nuovo patto, che Egli ci ha salvato per grazia e vuole dimorare in noi e ci vuole sostenere giorno dopo giorno. Se tu decidi ora di volere vivere da cristiano, da figlio di Dio, da discepolo di Gesù, questo è possibile. Non perché non ne siamo capaci, ma perché se noi lo decidiamo, Lui è con noi. Ci sostiene, ci conduce, ci prende per mano e ci porta al Padre e ci fa vivere su questa terra il paradiso dentro. Non che non avremo problemi fuori, non è che cambia il governo, cambia il governo dentro di noi, in mezzo a noi, quello sì. Lode Gesù Cristo, alleluia. Vogliamo accettare questo consiglio di diventare dei piccoli fanciulli in quanto a malizia. Noi dobbiamo imparare che le cose di Dio si devono accettare come... Vieni qua, Manuelino. Vi presento Manuelino. Per dire questo, no? Vi spiego. Quando se il pastore gli dice qualcosa, lui ci crede. È vero? Perché pure se mamma gli dice qualcosa, no? Mamma gli insegna le cose del Signore, dice: se non diventate come questi piccoli fanciulli, ha detto Gesù, non potete entrare nel regno. Vedi, un cuore senza malizia. Togliamo la malizia.
La malizia la possiamo togliere, via. Diciamo, Signore, liberaci dalla malizia. Nel nome di Gesù Cristo, per intendere la Tua parola, per intendere le Tue vie, per avere comunione con il Suo Spirito. Lode Gesù Cristo. È possibile. È possibile perché lo Spirito Santo è qua con noi per sostenerci in quest'opera. Perché è un'opera che piace al Signore, quella di camminare secondo il suo indirizzo. Lode Gesù Cristo. Sempre piccolo fanciullo, Manuelino, pure quando sarai grande. Lode Gesù Cristo, alziamoci in piedi.